Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video reazione. Per chi non lo sapesse, visto che il canale sta crescendo a dismisura, in questa tipologia di video andrò a reagire ad alcuni video di Akron Pokémon riguardanti Pokémon Sole e Luna e Pokémon Horas, trovate sul web, del quale troverete ovviamente in descrizione il link originale, altrimenti sarebbe freebooting e poi la gente mi insulta e non va bene come cosa. Detto ciò, prima di iniziare, come al solito, vi invito a lasciare un bel mi piace se la serie vi piace, e vedo che vi piace perché i video di questo genere vanno sempre davvero benissimo. E vi invito anche a consigliarmi, come al solito, altri video ai quali fare reazioni. Adesso che siete in tanti, conto sul vostro aiuto. Che siete in tanti, anche prima eravate in tanti, però adesso state aumentando. Conto sul vostro aiuto per portare questa serie sempre più avanti. Detto ciò, direi di non perderci in ulteriori chiacchiere. Questa è la seconda parte del Pokémon, del Mega Evoluzione all'interno del Pokémon Unite che ho già portato, e del quale troverete anche in questo caso il link in descrizione, ovviamente della prima parte, non del Pokémon Unite, se no un po' un casino. E quindi direi di andare a premere il nostro pulsante leggendario, che come al solito ci farà compagnia. Ok, è partito il video. Ok, abbiamo Mega Scizor, che se non sbaglio era anche quello nella miniatura, che sembra tipo normale, non vorrei sparare una cazzata, però mi sembra particolarmente a posto. Forse c'è un po' le braccia staccate, questo sì, diciamo che è un po', diciamo, le mani un po' bucate, diciamo che è un po' poco tirchio, però vabbè, dettagli. Però più o meno, dai, più o meno è messo bene questo Scizor, direi. Ok, sta mangiando i bei bignè, tanto poi queste parti dettagli perché sono inutili. Ok, perfetto, circa tutto nella norma, a parte per l'appunto tra l'altro braccia divise in... Ok, c'ha le chiele storte. C'ha le chiele storte. Va bene così, Scizor. Noi ti amiamo per quello che sei. Tra l'altro gli spuntano delle robe strane sulle ginocchia. Probabilmente sono i tendini che... Oh, cazzo. Ok, perfetto. Ritorna... Ok, allora, questo è Mega Gengar, nel caso non ci foste arrivati. Ed è una mega malattia, probabilmente. Allora, a parte che sfora nello schermo, però... Allora, sono abbastanza convinto che Mega Gengar non fosse così, però vabbè, dettagli, tipo non riesco neanche a commentarlo perché non riesco a decifrare quello che ha lì. Penso che sia tipo erano le braccia quelle, erano una volta, adesso sono diventate un concentrato di tumore, peste, non lo so, una cosa bruttissima. Tra l'altro con questa bocca molto, con questi denti, diciamo, molto belli, insomma, mettiti l'apparecchio, ti prego, sono inguardabili. Oddio, è bruttissimo. Questo è uno dei peggiori che io abbia mai visto. Pure del primo episodio. Questo è inguardabile. Oddio, cosa c'è adesso? Oh, beh, cioè no, oddio, ha fatto un po' di sessioni al McDonald's, però mi sembra, cioè non dico normale. No, no, ok, non è normale sta cosa. Però dai, poteva andare peggio, mettiamola così. Poteva decisamente andare peggio. C'è degli occhi un po' incazzati. Ha sempre avuto i denti viola, sapete che non lo so. Non mi pare, però vabbè, dettagli. Ok, diciamo che è un po' invadente nello schermo. Però più o meno, dai, è messo bene anche lui. Cioè, allora, messo bene è un parolone. Potrebbe essere messo molto peggio, diciamo. Cos'è? Ah, quella era la bocca. Ok. Ok, mi sembra più che giusto. Ti prego, fallo ritornare che è inguardabile. Ti scongiuro, nel nome del divino signor Gesù, fatelo ritornare che non si può vedere sta cosa. Ok, grazie. Il prossimo... Ah, così, eh. Io vado a combattere così, come al solito. Oddio, ti prego. Allora, a parte le braccia, però tipo... È tutto piegato. L'hanno stirato un po' male questo Lucario. Allora, non si mangia con i gomiti. Qualcuno glielo spieghi, perché evidentemente questo Lucario non è studiato e mangia con i gomiti. Guarda che roba. Guarda che roba. Ah, ho capito, è bloccato. Ok. Questo sembra essere circa normale. Mi sembra di aver visto che tipo è incollato ai capelli. Ok, perfetto. Oddio, Lucario, non so se avete visto, raga, ma quando è ritornato nella Pokéball si è tipo smantellato, però vabbè, dettagli. Sì, tipo che i capelli sono fissi dietro, lui si muove così e intanto i capelli rimangono incastrati, tipo non lo so, avete presente l'attack, la call attack, ecco, proprio quello volevo evitare, adesso cosa, no, non farmi sti scherzi. Va bene, cioè no, non va bene, perché questo coso qua è tipo, è un tavolo, è il nuovo tavolo dell'IKEA, raga, tavoli sali in descrizione, vi lascio i tavoli Salamence se volete acquistarne qualcuno, questa qua è una sponsorizzazione, e ti prego, vai bene.
Sopprimetelo. Allora, per quelli che dicono che non c'è bisogno dell'eutanasia, guardate questo Pokémon. Poi ditemi se non serve l'eutanasia. Madonna, che cosa bello. Sì. Identificare la tua bocca è una sfida qua, te lo dico. Perché, tipo, quella lì potrebbe essere una lingua, potrebbe essere qualsiasi cosa, la tua testa è implosa. Ok, sta dormendo. Sta dormendo. Raga, questo sta dormendo, perfetto. Gli sono spuntate braccia a caso. Sta dormendo. Gli occhi sono... Ah. Ci sono sinceramente rimasto male. Cioè, gli occhi sono lì sopra, raga. Ok. Tutto normale. Tutto estremamente normale. Questa cosa è la cosa più strana che io abbia mai visto all'interno di tutte le reazioni. All'interno di tutti i video di reazioni, questa è la cosa più strana che io abbia mai visto. Cioè, gli occhi che sono 2 metri sopra la testa. Mi piace sta cosa, veramente, geniale, cazzo. Perché Game Freak intanto si smantellano i Pokémon quando rientrano nelle Pokémon? Mi sembra più che giusto. Adesso cosa c'è? Aiuto. Ti prego, no. Perché c'è un cucchiaio che si è incastrato nell'atmosfera. Madonna, Albus Silente, che cazzo è sta roba? Oddio, sapete che... Nel suo essere merdoso è pure carino volendo come Pokémon. Cioè potrebbero prendere ispirazione per creare tipo un nuovo Pokémon vecchio. Tipo sembra un misto tra Mega Alakazam e Oranguru di Pokémon Sole e Pokémon Luna, veramente. Ok, perfetto, no, è tipo una cosa bruttissima. Poi c'ha Wolverine, raga, Wolverine, cioè gli sono venute fuori gli spuntoni alla Wolverine, perfetto. La bocca non è presente. Questo che era la Macarena dei Pokémon. Ok, perfetto. Penso di aver visto tutto con questo video. Okay. Che cazzo è, raga, vi prego. Voglio... Cos'era? Ma come fai a fare una... Oddio. Questo è spettacolare. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo, questo qua ovviamente raga è Mega Supply, questo è bellissimo, c'è solo il rubino. Aiuto, questo è terrificante, veramente. Questa è arte che trascende veramente il concetto di talento, è una cosa fantastica. Ti prego, oddio mio, aiuto, paura proseguita. Oddio, forse è finito il video, ok. È finito il video, raga, oh. Ho seriamente bisogno di riprendermi. Ok ragazzi, direi che possiamo concludere qua. Questo video delle hack è stato uno dei migliori che io abbia mai visto. Mi sono divertito. Ho ancora in mente quegli occhi di Metagross alla casa. Gli ultimi 3 sono stati veramente qualcosa di epocale. Comunque, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto consigliandomi altri video e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere i feed. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.